giornate, già con 36 anni celebrate, hanno un grande valore nella famiglia salesiana, perché sono un momento dove per tutto il mondo salesiano, in più di 134 nazioni, arriva come una linea madre o guida per dire come continuare il lavoro educativo e pastorale di tutta la nostra famiglia salesiana, tutti i nostri gruppi nel mondo e per tutte le culture diverse. Il Rettor Maggiore, alla fine dell'anno, è già una tradizione da Don Bosco, e scrive qualche pensiero, qualche invito a vivere di un modo concreto l'anno cominciato, no? Questa è stata la sua origine e continuiamo a farlo noi di un modo così già tradizionale. Perché, Valdocco? Perché qui, ancora oggi, tutto parla e Dio parla per mezzo dell'Ausiliatrice, Don Bosco, la Basilica e gli stessi luoghi dove Don Bosco ha fatto il suo cammino con i suoi ragazzi. E di fatto le persone sono emozionate nel fatto, per esempio, di parlare dell'ascolto, dell'accoglienza ai giovani, dell'accompagnare e farlo qui dove Don Bosco ha fatto lo stesso con i primi ragazzi. Hanno tanti mezzi, però gli mancano elementi profondi per sentirsi con profondità, sentire una serenità nel suo vivere, sentire che c'è qualche sicurezza. Oggi a volte tutto è fragile. Allora, in questo senso posso dirvi, è un messaggio anche per tutti noi, no? È un'opportunità. Crediamo veramente che sono tempi dove, anche se ci sono tante difficoltà, dal punto di vista della pedagogia, della pastorale, anche noi come educatori cristiani salesiani abbiamo tante possibilità di aiutare, di accompagnare, di essere vicini alle famiglie, ai ragazzi, alle ragazze, ai giovani. Il mio augurio ai giovani è questo che direbbe lo stesso Don Bosco. Prima, cari giovani, noi educatori e amici vi vogliamo tanto bene. È per questo che, come Don Bosco diceva, abbiamo una grande fiducia in voi. Voi, cari giovani, mai siete un problema. Voi siete una realtà, un'opportunità e ci piace fare cammino insieme se voi credete che avete qualche bisogno di noi. I giovani sono presente, ma i giovani sono il futuro. E mi piace anche dire, qui nella nostra Europa, io come europeo, che si parla tanto dei grossi problemi e dei giovani disoccupati, mi piace dire attenzione, che non sono stati i giovani a creare questa realtà e questi grossi problemi sociali, economici e di mancanza di opportunità. Siamo stati altri.